Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Siamo ancora su Shuriken 3 con il capitolo speciale, il capitolo bonus di Luke, dove ci troviamo già nella sezione di le book, chiamatelo come volete. Quindi non siamo tanto lontani dalla fine, almeno penso di non essere tanto lontano dalla fine. Però andiamo, continuiamo. Lì c'è il tizio con la Star Dragon. Sei qualcuno di importante? Diciamo di sì. Dove dobbiamo andare? Questa dovrebbe essere la casa. E infatti. Spero che Franz non si arrabbi. Tende a essere un po' troppo anziano. Overaged. Forse devo andare verso fuori. Eh sì. Ah, ecco. Giusto, quando ho incontrato Jeddo. Abbiamo ordini dall'armata principale di non far entrare nessuna gente sconosciuta. L'armata principale, intendi d'Armonia? Chi sei tu, il cane da guardia? Che hai detto? Che sta succedendo? Salve, vescovo. Diciamo, ho beccato questi tipi sospetti che... vabbè, sì, ho spottato, diciamo, ho visto, cioè ho scovato questi tipi sospetti ed ero in procinto di cacciarli via. Vescovo? Chi sei tu? Sei di Armonia? No, sono Jeddo. Sono assegnato all'armata di difesa regionale del confine sud di Armonia. Un mercenario, eh? Sì. E che cosa vuoi qui? Abbiamo istruzioni dalla forza di difesa di cercare una la vera runa. Oh, davvero? Capisco. Quest'uomo è un mercenario per l'armata di Armonia. Portalo al villaggio. Sì, signore. Vescovo, mi dirai il tuo nome? Che cosa c'è nel nome? Ci sono delle cose che sono meglio tenere segrete con questo tipo di missione. Se lo dici tu. Bene, se potete scusarmi. Maestro Luke, che c'è? Ho un allenatore di monta pronto. Per favore, proceda quando si sente pronto. Lo farò, grazie. Sono abbastanza esausto dal viaggio dalla Crystal Valley e dietro. Quindi si vuole riposare? Ah, oddio, sono da sola con Sara.
Scusami, tu sei uno degli allenatori di, diciamo, di Monta, vero? Lo sono. E se non mi sbaglio, lei è l'assistente del vescovo. Cosa posso fare per lei? Per voi potrebbe anche essere, perché potresti prepararti, per favore? Certamente. Prenderò la monta e sono pronto ad andare. Ti ringrazio. Mi scusi, madame. Sì? Avrei un favore da chiedere. Sì? Potrebbe chiedere al vescovo di considerare il fare le persone di Lebac cittadini di seconda classe? Se non mi sbaglio, Lebac è diventata soltanto parte di Armonia un paio di decenni fa. Usualmente ci si mette più tempo per diventare cittadini di seconda classe. Sì, ma ho sentito che alcune comunità hanno acquisito lo status di seconda classe attraverso servizio esemplare nel campo di battaglia. Non c'è nessun modo in cui possa prevenire che la mia gente venga trattata come schiavi. Potete aiutarmi? Questo posto sembra una sorta di prigione per te, vero? Mi dispiace, non intendevo. No, no. Cercherò di comunicare il tuo desiderio, ma è tutto quello che posso fare. Oh, grazie molte. Grazie davvero tanto. Dal mio punto di vista, tu sei uno che attualmente è libero. Ora, tecnicamente, io dovrei andare di qua. Ecco perché poi qui non ci potevamo entrare. Tutti i preparativi sono completi. Potrei avere un altro po' di tempo? Qualcosa a cui stai pensando? Sì. Il tempo scorre verso la fine del mondo. Lo riesci a vedere? La fine di questo mondo? Sì, la fine del futuro, non lo vedi? Non sono abbastanza forte, immagino. Maestro Luke, tu riesci a vedere ciò? Non riesco a vederlo, ma la vera runa del vento lo ricorda. Veramente? Il mondo ultimamente finirà in una grossa battaglia. Per gestire, per sistemare o comunque per dare il potere tra il Dharma e il caos. Gli umani non sopravviveranno. Il nostro futuro è predeterminato. Per evitare il nostro fato, dobbiamo porci in battaglia contro coloro che controllano il mondo. Quello dell'uomo contro la bilancia. È una guerra contro gli dèi. Gli uomini non possono combattere il loro destino. Questa è la fine, conosciuta dalla vera runa del vento. Il desiderio finale, cioè il desiderio finito. Come fai a sapere il tuo futuro? Questo mondo è uno dei tanti milioni di mondi che esistono, e questa battaglia è stata combattuta tante migliaia di volte. Ma io, maestro, vuoi cambiare il futuro? Il nostro destino? Gli altri potrebbero trovare questo atto imperdonabile. Milioni di persone moriranno. Io conosco la morte estrema, ma non ho ancora il coraggio. Maestro Luke, se vuoi portare avanti questo desiderio, io ti seguirò. Includimi nelle milioni di vite che devi prendere.
anche io morirò. Così come io mi fido di te, seguirò la tua strada. Questa è la mia natura. Ti ringrazio, Sara. Lei è proprio devota, proprio... Cioè, proprio come qualsiasi cosa, proprio devota. Al-Makinan. Ok, quindi qui è dove abbiamo incontrato Kiss, Chris. Siete in ritardo. Il Flame Champion ci ha ingannato di nuovo. È intelligente. Difficile avere a che fare con lui. Quindi è stata la sua idea lasciare la chiave per il sigillo qui ad Al-Makinan. Il villaggio virtualmente nascosto dietro certi rituali. Dietro una coltre di rituali. I rituali devono essere già cominciati. Esattamente. Vi stavo aspettando per questo. Mettiamoli tutti separati, che è meglio. Yun. Eccolo, Nash. Lui, Nash, è il protagonista di Shuiko Gaiden e non l'avevo riconosciuto. Questo non è... Diciamo, questo non è Zexen o il Sacro Impero di Armonia. La gente di Grassland ha la loro... Diciamo, alle loro usanze. Guarda come ci maledicono per tagliare gli alberi e bruciare l'erba per fare molte più strade di cemento, di pietra. Morire tramite la spada è nobile, ma dare la propria vita liberamente? Non per noi, direi. Concordo assolutamente con la Lady. Vi avviso di fermare il rituale. Rilascerò il sigillo della vera runa dell'acqua. Tu, ti ho visto non troppo tempo fa. Te l'avevo detto che sapevo dove si trovava il villaggio. Disgraziati intrusi. Voi state sconsacrando questo posto sacro. Lasciatelo immediatamente. Perché adesso? In guardia. Yes. Pam pam. Pam pam. Eccoli. Andiamo proprio così, diretto. Madonna mia. Madonna mia. Disintegrati.
È davvero un peccato che non riusciate a tenere la vostra bocca chiusa. Fermati lì. Non ti farò avvicinare a Yun. Sarà morta dopo il rituale comunque. Che differenza potrebbe fare? Stai zitto. Oh, oh boy, tipo, oh mio Dio, tipo una roba del genere. Il rituale è finito. Non avremmo dovuto metterci così a lungo. Il sigillo è stato rilasciato. La vera runa dell'acqua è andata. Con il sigillo dell'acqua, immagino. Va bene. C'è un altro sigillo che è rimasto. E ci occuperemo di quello. Hai detto che tutto è determinato dalla volontà della bilancia. Se stai pensando al destino, allora stai sbagliando. Quella ragazza ha sacrificato la propria vita per, diciamo, per mettere in sicurezza il sigillo e permettere alla runa di cadere nelle mie mani. Dobbiamo combattere per questo. Galeria. Ci sono anche alcuni step che non abbiamo visto direttamente, quindi è interessante vedere il loro punto di vista. Guarda che abbiamo qui. Niente. Il sigillo della runa del fuoco era fasullo. Il sigillo della runa dell'acqua è sparito prima che potessimo prenderlo. Dovremmo spostare l'invasione della forza armata di Armonia? No, non altereremo la nostra schedule. Il tempio realizzerà il nostro piano prima o poi. Dobbiamo semplicemente continuare tutto il piano come prima. Il tempo sta finendo. Ma se manchiamo questa possibilità, non saremo più in grado di collezionare tutte e cinque le vere rune. Abbiamo davvero così poco tempo? Non sono paziente così come te. Comunque, dov'è Albert? Aveva detto di incontrarci qui. Andrò a cercarlo. Beh, non penso che sia chissà dove. Cioè, Carenia non è grandissima. È qui magari? No. E allora potrebbe essere... Allora, qui c'è la zona di difesa, no? Ecco. Hai una faccia inusuale. Ah, qui lui non c'è. E allora dov'è? Verso l'ingresso della città? Ma nel party siamo tutti insieme, sì, c'è anche Uber. Madonna che figo Uber, mamma mia. Dovremmo aspettare Albert in questa città. Ah no, quindi vabbè, era la cosa per dirmi di non uscire. Dovrebbe essere allora all'interno di qualche negozio. Per forza, perché non vedo altre soluzioni.
Cioè, posso comprare delle armature? Dal Destiny 7. Bene così. Le armi lui le può potenziare soltanto fino al 10, quindi... Ah no! Fino al livello 16! What? Peccato che non ho altri soldi. Incredibile! Forse questo è collegato al nostro fabbro, nel senso, in base a quanto tu avevi il fabbro nel gioco... loro ce l'hanno nello stesso modo. Scusa Albert, dove cazzo sei andato? Ah, qui c'è il tizio che gioca a carte. Chissà se gioca anche con noi e mi dà la possibilità di farmare i soldi. Boh, non so dove sia. Ma che cazzo era qui? Sono sorpreso che tu sia in ritardo, solitamente sei puntuale. Mi dispiace, ma sono rimasto incastrato dal vere, dice, dall'ottenere, dice, da delle vere importanti informazioni. Informazioni? Sì. Sono stato con il Bishop Sasarai, con l'unità del Bishop Sasarai, in viaggio per invadere il villaggio di Kisha. Quando ho sentito una voce che un ragazzo chiamava se stesso il Flame Champion, sono andato a controllare e ho lasciato il villaggio. Il villaggio di Kisha. L'armata principale ha problemi con, diciamo, con quei contadinotti del piccolo villaggio? Che sta succedendo? Io ero soltanto nella squadra degli scout. Quindi non puoi aspettarti molto da loro. Comunque, che mi dici riguardo a questo ragazzo che si fa chiamare Flame Champion? C'erano un paio di piccoli ragazzini con loro. Quindi deve essere una delle loro tattiche. Uno dei nostri scout ha detto che ha visto loro dirigersi verso il passo di montagna a nord del villaggio di Kisha. Che intendi dire? Ero intrigato da questa situazione, quindi ho fatto delle ricerche. Ho trovato un report negli appunti dell'armata regolare di Armonia, dove sono sopravvissuti a delle rovine di Sindar. A quel tempo, riguardo la scorsa invasione di 50 anni fa, Joe, il capo dei Firebringer, a quel tempo si supponeva fosse nato in quella zona. Interessante. Se le rovine di Sindar sono lì e possiamo in un qualche modo avvicinarci abbastanza, Sara può dirci esattamente la loro locazione. Sì, quindi andiamo subito via. Sì, faremmo meglio ad andare. Bene, ho qualcuno pronto per te. E ora saranno Duke e gli altri, giusto? Serenia, oddio, qua non ci siamo mai stati però. Ah no, Serenia è la caverna? Ah, è il nascondiglio del Flame Champion. Stai dicendo che il Flame Champion, che possiede una delle 27 vere rune, è qui?
Sara, senti qualcosa? No, ma in qualche modo. Maestro Luke, cos'è stato? Sì, lo sento anch'io. Come può la vera luna del fuoco essere qui? Come può essersi rilasciata da sola? Potrebbe essere il successore? Non lo so. E anche se fosse, dobbiamo andare a prendere la runa. Veloci. Ah, quindi posso esplorare tutta la caverna. Figo. Incredibile, anche qui abbiamo lo scontro con il forziere. LOL. Vediamo se riesco a buttarla giù subito. Beh, questa ha la possibilità di essere instant death, ma non credo che funzioni perché lei viene considerata boss. Vabbè, dal punto di vista magico sono decisamente più forte. Giusto, perché lei assorbe il tuono.
Allora, Uber attacca. Ma 100 danni però, dai. Non ha senso proprio. È che stiamo perdendo un po' troppo tempo, vero? Forse acceleriamo, che è meglio. Visto quanto gli ha tolto, tra l'altro. Ok, morta. Bene. Allora, cosa abbiamo qui? Soldi, stone dell'evasione, great talk. Vabbè, un po' di robetta. Controllo come va e continuiamo. Eccoci qui. Ed è qui dove ora affronteremo il Flame Champion. Che cosa potrebbe essere? Un sigillo. Questo è un altro sigillo Sindar. È stato, diciamo, è stato comunque costruito, comunque è stato istituito tempo più tardi. Sembra come quello che abbiamo perso. Quindi ecco perché un paio di minuti fa... Sara, fallo. Come desideri. Ecco, e qui ora incontro loro tre. Lady Chris, Geddo, spero di essere la persona giusta per questo. Non ho idea del perché io sia stato scelto come nuovo possessore della vera runa del fuoco. Non dovresti, diciamo, non dovresti possedere la runa se non ne... ah no, lui non dovrebbe possedere la runa se lui non comprende il suo scopo di esistere. Perché voi siete qui? Questo posto dovrebbe essere sigillato. Tu stessa hai rilasciato, l'hai rilasciato tu stessa. Quando ho sognato la runa precedentemente era impossibile trovare questa posizione. Il Flame Champion deve essere stato un uomo estremamente cauto. Ho cercato alle Bucas, nel clan dei Saphir, persino ad Al-Makinan. Mi ha causato un sacco di problemi, ma non importa adesso. Ho trovato quello che mi interessava. Dammi la runa. Ehi, ti ho visto lì nel, diciamo, nella zona sopraelevata. Oh sì, mi ricordo di te. Come può un ragazzino come te essere il portatore della vera runa? La vita ha uno strano senso dell'umorismo, immagino. Dannazione. Sbrighiamoci con questo, d'accordo? Sono un uomo molto impegnato. Non ti darò la runa. Questo è una dimostrazione di... No. Questa è una possibilità per mostrare che io ho preso lo spirito del Flame Champion. Va bene, procedi e resisti. Mi darà una possibilità di praticare i miei poteri di persuasione. Eh sì, perché io qua ero con le tre chimere. Quindi, vogliamo cominciare, Flame Champion? Ah, non si vedono le creature, però. Vai, proprio così.
come se non ci fosse un domani. Peccato che mi fa delle volte sti lag. Perfetto. Facile facile. Così come quando mi hanno disintegrato, perché loro mi hanno praticamente one shottato sempre. Farei meglio ad ammettere la sconfitta e darmi la runa. No, per favore, no. Non ti avvicinare di più. Mi stai chiedendo l'impossibile. Fermati lì. Eccolo. Che cos'era quello? Era lo spirito dell'ultimo Flame Champion? È soltanto più futile resistere. Per favore, fermatevi lì. Il cancello si è appena aperto. Che sta succedendo? Qualcuno me lo dica. Che sta succedendo? Capo, che è successo? Dove sono? Che sta succedendo? Questo posto è riempito di tracce dell'ultimo Flame Champion, dell'aura dell'ultimo Flame Champion. Non è raccomandabile combattere qui. Sara? Sì, signore. Perché? Perché non possiamo essere noi quelli prescelti? E questo è il potere della runa? Il potere spiritico della runa? Fermati. Fermati lì. No, non andrai via. Lascerò la runa a te però per un po'. Ma tornerò presto. Come abbiamo potuto fallire di nuovo? Dannazione. Non importa. Finché la runa del fuoco ha un nuovo proprietario, il sigillo applicato nel nome di Joe è stato indebolito. Adesso che quel sigillo di Al-Makinan è stato rilasciato, che cosa succede se non dovesse funzionare? Ho un'idea. Ma gli occhi di quel ragazzo mi hanno ricordato il creatore. Il creatore addirittura. Va bene. Direi che anche per questa parte è tutto. Io vi aspetto con la prossima, che sarà probabilmente quella finale. E ci becchiamo alla prossima.